Mister, abbastanza semplice, partita giocata molto bene, ti chiedo, Vittorio, credo molto netta, ti chiedo se forse era meglio giocare in 11 contro 10 perché come poi si è chiuso molto è stato più difficile forse entrare in quell'occasione rispetto a tutto il resto, nonostante tantissime possesso palle e occasioni. Sì, di sicuro sì, fossimo andati con un vantaggio migliore sarebbe ulteriormente cambiata la partita. Primo tempo abbiamo creato molto, palleggiando molto e bene, siamo stati poco precisi. Secondo tempo loro hanno cambiato il modo di giocare, sono messi tre in mezzo campo con le due punte, dovevamo muoverci meglio con Falletti e con Pique e Vasquez per creare superiorità numerica soprattutto sugli esterni. C'è stata un pochino più di frenesia e credo che la partita poteva essere risolta da un episodio, così è stato, c'è risolto. Poteva essere rimessa in gioco in quel senso perché poi non stavamo rischiando niente, nonostante c'era un ordine da parte del Como nella fase difensiva a voler lavorare bene. Parlo per esperienza perché poi con l'inferiorità numerica sapete come abbiamo lavorato parecchie volte e quindi era sicuramente determinante e condizionante l'uno contro uno sugli esterni. Ci siamo arrivati parecchie volte e il gol di Zanimacchia certifica questa volontà di andare in quella zona di campo per poter incidere. Sì, ecco, ho segnato 10 tiri verso la porta, 8 fuori e 2 soli, 2 nello specchio. Una squadra che è vero che ha avuto il predominio di gioco, ma che però a volte anche il tiro da fuori area potrebbe funzionare. Invece questo gioco avvolgente spesso e volentieri porta poi a perdere palle. Dopo 10 minuti siamo rimasti in superiorità numerica. L'unico modo per poter lavorare e a creare superiorità numeriche era esternamente, quindi era difficile andare internamente. Perché internamente vai a sbattere contro spazi più corti e dai la possibilità alla squadra avversaria di difendersi meglio. Quindi devi lavorare esternamente. Questo è un mio concetto, perché poi dovrebbe funzionare così. Poi per il resto, sinceramente, di trovare situazioni che non funzionano oggi. La squadra ha voluto fare il risultato, l'ha fatto con carattere, con caparbietà e oltretutto la cosa che mi è piaciuta è che non ha mai smesso di crederci, non si è mai disunita, tranne un frangente nel secondo tempo. Gazzaniga. Mister, al netto di una vittoria importantissima, voluta, però l'abbiamo vista un po' arrabbiata nel primo tempo. Coincitato un po' verso i giocatori che non riuscivano a trovare spazi o comunque non giocavano la palla come volevano. No, primo tempo no, secondo tempo un pochino di più, ma più che altro perché c'era Falletti che non trovava una posizione determinante quando loro hanno cambiato modo di stare in campo. Sembro, poi sono troppo presuntuoso nel dire questo, però quando una squadra è in 10, il modo per poter attaccare è esternamente, facendo la superiorità numerica, quindi o andando al tiro o andando al cross. Non lo riuscivamo a fare, stavo cambiando per fare questo, abbiamo preso gol, ho tenuto dentro gli stessi, ho cambiato gli esterni perché con Ciofani e con Kunda c'era più possibilità di andare a prendere i cross che potevano arrivare dall'esterno. Ma centralmente oggi non era una partita da poter fare dal decimo, dodicesimo, tredicesimo, quando c'è stata l'espulsione di Porto. Ferrari. Mister, buonasera, complimenti. Ha detto che appunto questa partita andava vinta sugli esterni a un certo punto e abbiamo visto anche che li ha scambiati più volte Zanimacchia, Cernicola, e volevo chiedere appunto come ha visto poi i due giocatori nel doppio ruolo, diciamo, uno al posto dell'altro, e poi per Zanimacchia che mi sembra avesse un po' il turbo, ci ha fatto una partita strepitosa, ed è un giocatore che a destra o a sinistra che sia riesce sempre a creare i presupposti per delle azioni incisive che ti possono cambiare la partita e che siano cross o tiri, e così è successo. Sì, ma non mi sta bene. Non mi sta bene perché tutte le volte che arrivo, ma anche nel primo tempo, 2 o 3 volte, cioè, non può non portare a casa quello che fa. E meno male che l'ha fatto negli ultimi minuti in una palla probabilmente determinante per il risultato. Però quante volte arriva lì e quante volte può incidere.
perché poi noi cerchiamo di lavorare in quel senso, soprattutto oggi dove vanno a cercare di lavorare in quel senso per portare la qualità dei giocatori che abbiamo in quella zona. Ciao Gio, siccome il Parma ultimamente, quando si diceva che vinceva l'ultimo minuto, era anche fortunato, adesso anche la Cremonese dimostra che non è fortuna, che vuole veramente vincere le partite e mettere sul piatto questa determinazione. Addirittura dopo il gol che avete preso, la squadra è stata ancora più feroce di quando ha iniziato la partita, quindi questi sono, penso, i dati che ti facciano più felice, perché nelle ultime partite, in questo girone di ritorno, ha sempre fatto così e sta andando in crescendo, quello che sto vedendo io. E estremizzo la risposta, avrei voluto prendere il primo gol, perché comunque ci dava una forza caratteriale che fin lì non avevamo, perché belli, ma poi inconcludenti, anche se poi le occasioni le abbiamo avute, perché non posso dire niente nella prestazione, perché comunque prima o poi si percepiva che il gol lo potevamo fare. Preso il gol, sicuramente l'inerzia della partita è diventata determinante, con la voglia, la determinazione di poter andare a prendere il risultato pieno. Bina? Fatto tesoro di tutto quello che hai detto, va benissimo, però il 90% della partita si è giocata nella metà campo del Como. Rispetto ad altre volte è innegabile che la manovra sia stata un po' meno pulita. Un paio di giocatori, da Vasquez a Falletti, oggi gli è mancata quella giocata. E sembrava che quasi, non dico l'avessero snobbata, perché con un uomo in più la vinciamo lo stesso. Invece lì c'è stata troppo... Tutto hai detto, hai parlato di bella manovra, a me è sembrata un po' troppo macchinosa e un po' poco fluida rispetto a tante altre prestazioni. Prima cosa. Seconda cosa, con Fabregas, che sei chiarito, c'è stato un po' di più. No, assolutamente, mi è venuto a chiedere scusa. Praticamente stava intervenendo su una situazione che io stavo parlando con il mio calciatore, quindi se non posso parlare ai miei calciatori, cioè penso che... Anche con l'arbitro quando loro perdono? No, io con l'arbitro non ho parlato, mai parlato. Quando perdevano tempo, ragazzi, cioè ogni fallo dal fondo e ci mettevano 5 minuti, però al di là di questo Fabregas è venuto subito a chiedere scusa, anche perché non c'entra niente. Per il discorso di Falletti e Vasquez sono assolutamente d'accordo, perché poi questi giocatori in una situazione del genere dovrebbero esaltare la loro qualità nella voglia di far male, e sono pienamente d'accordo. Per me la manovra andava bene nel momento in cui innescavi certi giocatori, ma poi mancava quello spunto che poteva fare la differenza. Sì, che poi alla fine Vasquez la palla a Zanemacchia era da lui, quindi alla fine salva un po' la prestazione aprendo lui la palla del gol, ecco. Ma per il resto della partita Vasquez non ha inciso niente nella oggi, stranamente. Grazie, ha tirato una volta in porta, poteva farlo meglio nel secondo tempo, però sono assolutamente d'accordo. Tuminello. Buonasera, mister. Buonasera. Una domanda su Abrego, visto che sembrava volesse metterlo dentro prima e poi ha cambiato idea e l'ha messo dentro dopo, come mai la scelta? Abbiamo preso gol. Immagine. Allora, fin lì Falletti si muoveva male, non capiva la zona, lo smarcamento che doveva fare. Poi ha perso 2 o 3 volte la palla banalmente, concedevamo questa ripartenza per poter innervosirci, perché dal limite dell'area tornavamo a fare 60 metri senza rischiare niente, ma riprendi la palla 60 metri più basso, devi ricominciare. E quindi quello che diceva poco fa, io sono assolutamente d'accordo, cioè certi giocatori devono fare la differenza, però c'era una situazione strategica, si smarcava male, quindi Abrego sarebbe entrato a fare quella roba lì che stavamo chiedendo. Poi siamo andati al pareggio e allora dopo diventa più difficile con un giocatore di quelle abilità balistiche e anche nel 1 contro 1 preferisco tenerlo in campo. Grazie. Guarnaccio. Buonasera mister, abbiamo parlato poco fino ad ora della fase difensiva. È vero che spesso il Como, ovviamente in inferiorità numerica, ha aspettato la manovra della Cremonese, però mi è sembrato che comunque la difesa, quei 3 giocatori che sta impiegando più spesso, stiano facendo la differenza, perché comunque davanti c'erano giocatori importanti, ne cito un paio, da Cugna e Verdi. Grazie. Allora, la nostra fase difensiva parte da Coda e Vasquez.
bravissimi quei tre dietro, perché poi se sono bravi loro perché arriva una palla sporca. Se arriva una palla sporca vuol dire che Coda e Vasquez fanno pressione sugli avversari e li costringono a giocare palla lunga, quindi diventa più facile per la difesa. Grazie.